Tra i punti all'ordine del giorno c'è l'interpellanza fatta in merito al dragaggio del porto di Pescara da un lato e poi sempre sullo stesso tema si parla del declassamento dei porti e quindi sfuma anche il sogno di Civitavecchia e resta quello di Ancona. Ma insomma, questo governo regionale un po' di chiacchiere ne ha fatte tante, insomma ci dà delle indicazioni, ne escono altre, non ultima quella di aver individuato Civitavecchia come porto nostro di riferimento, anziché Ancona, che era diciamo la cosa naturale. Dopo mesi e mesi che ci si è detto Civitavecchia, all'improvvisamente esce Ortona. Credo che questo il Presidente ce lo debba spiegare, soprattutto ci deve far capire peraltro perché è più interessante Civitavecchia rispetto ad Ancona. A me sembra che le stesse marinerie sostengono il contrario, io non sono un tecnico, non sono un tuttologo, per cui vorrei capire il motivo effettivo e soprattutto se c'è stato un reale confronto con i portatori di interessi del mare, quindi con la capitaneria, con la marineria, che mi sembra che questa posizione non è condivisa.